Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto Science Mug. Science Mug! Vieni a giocare con noi! Science Mug! Vieni a giocare con noi! Science Mug, vieni a giocare con noi, Science Mug. Virgolettati da articoli e altre fonti sono letti durante l'episodio. Vai al testo per trovare le parti citate. Il link al testo si trova nella descrizione dell'episodio. Oh, ben trovato e ben trovata, caro auscultatore, cara auscultatrice, bentornati qui da me, Chiocciola Science Mug, scritto Chiocciola Science Mug, il blog, / podcast, / account Twitter e Instagram, / entità dietro il negozio online che non si fila nessuno e che si chiama Stuff and Go, scritto Stuff and Go, su Zazzle.com, che ti racconta storie di scienza mentre hai iscritto al corso di laurea in come leggere i nomi dei vulcani islandesi senza farti venire un esaurimento nervoso alla lingua e spingere il tuo cervello a cercare di attuare un piano di devoluzione in 4 nanosecondi netti. E che fa tutto questo usando la voce di un essere umano non troppo sveglio e controllato a distanza tramite un trucco voodoo wireless. Oggi ti racconterò una storia di scienza che parla di aree urbane e produzione di cibo. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Sheffield in Inghilterra, guidato dalla dottoressa Jill L. Edmondson, valuta il potenziale dell'orticoltura urbana come concreta fonte di cibo per gli abitanti delle aree urbane. A tale scopo i ricercatori fanno un caso studio proprio sulla città di Sheffield, con cui dimostrano che ci sarebbe abbastanza terreno disponibile all'interno delle città per rifornire la sua gente di tutta la frutta e la verdura di cui ha bisogno. La dottoressa Edmondson e colleghi, alias di Scienza Verdi, alla fine pubblicano i risultati del loro lavoro sulla rivista scientifica Nature Food. Ora, cara gente del podcast, prima di andare avanti con la storia, vi do alcune informazioni preliminari, perché altrimenti molte cose che dirò poi non sarebbero affatto chiare. Prima di tutto, gentile pubblico, è probabile che tu ti stia chiedendo che cosa sia di preciso sta orticoltura urbana, giusto? Beh, mi sembra lecito. Allora, iniziamo con il termine orticoltura. L'orticoltura è quella parte dell'agricoltura che produce frutta, fiori, verdure, ma anche spezie come pepe nero, cardamomo, zenzero e anche tuberi come patate, patate dolci, cassava o anche funghi, bambù, coltivazioni da piantagione come cocco, cacao, anacardi, palme d'olio, caffè, tè, gomma e anche piante medicinali e anche piante aromatiche come aloe, angostura, arnica, basilico, belladonna, carruba, cannella, curcuma longa, liquirizia, rosmarino e così via. Ok, ora che sappiamo che cos'è l'orticoltura, dal momento che lo studio della dottoressa Edmondson e colleghi di Scienze Verdi riguarda l'orticoltura urbana, vediamo cosa intende con urbana la notoriamente precisa ed accurata gente della scienza. Con aree urbane la gente della scienza intende quelle zone che consistono di superfici in prevalenza fatte dall'uomo, con alte concentrazioni di persone e che sono il fulcro dell'attività economica. Quindi, cara gente del podcast, in parole povere, l'orticoltura urbana è l'orticoltura fatta nelle aree urbane, cioè la coltivazione di frutta e verdura fatta dentro le città. Ora, gli Scienza Verdi nel loro studio esplorano due tipi di orticoltura urbana, quella basata sul suolo e quella praticata in ambiente controllato. E adesso, caro auscultatore e cara auscultatrice, ti sento urlare: ah! Per le sacre pagine del LID, il libro infinito delle definizioni. Adesso che cosa diamolo solo queste due robe qua? Lo so, gente. Mi spiace, vi garantisco che ho quasi finito con le definizioni e le premesse. Ma senza, la storia della città di Sheffield e delle sue coltivazioni di frutta e verdura sarebbe più difficile da capire. Allora, come ho appena detto, l'orticoltura urbana può essere basata sul suolo e / praticata in ambiente controllato. L'orticoltura urbana basata sul suolo è fatta all'interno di infrastrutture
infrastrutture verdi, cioè luoghi come parchi, giardini, bordi delle strade e boschi, insomma zone appunto verdi. L'orticoltura urbana in ambiente controllato invece è praticata sui tetti piatti delle infrastrutture cosiddette grigie, cioè sui tetti piatti appunto di per esempio edifici commerciali e non commerciali. A differenza di quella basata sul suolo, l'orticoltura in ambiente controllato non ha bisogno di terra, o di molta terra almeno. Infatti stiamo parlando ad esempio di idrocultura, cioè quella cultura che usa l'acqua come substrato di crescita al posto del suolo, e di acquaponica, un sistema che integra l'acquacultura, l'allevamento del pesce, con l'idrocultura, in modo da creare relazioni simbiotiche tra le piante e i pesci. L'acquaponica infatti usa i rifiuti ricchi di nutrienti dei serbatoi di pesci a modo di fertilizzante per i siti di produzione idroponici, che a loro volta depurano l'acqua delle vasche dei pesci. Ok, ora che abbiamo compilato il nostro glossario e spiegato in termini di base, focalizziamoci sulla ricerca degli scienza verdi. Il lavoro della dottoressa Edmondson e colleghi mira a capire il potenziale della orticoltura urbana come fonte di sicurezza alimentare per le persone che vivono nelle aree urbane, cioè nelle città. Per prima cosa, quindi, gli scienza verdi scelgono di costruire un caso studio sulla città inglese di Sheffield. Ma perché proprio Sheffield, mi chiedi, gentile pubblico podcastoso, per un caso studio sull'orticoltura urbana? Beh, intanto perché, per così dire, è della taglia giusta, dato che con i suoi circa 580.000 abitanti, più o meno mezza Milano o Dallas per capirci, Sheffield è la sesta città più popolosa d'Inghilterra e Galles. E poi anche, se non soprattutto, perché è molto probabile che la popolazione di Sheffield subisca un certo livello di insicurezza alimentare. Sheffield, infatti, come in genere capita alle aree urbane più grandi, rientra nel 25% delle zone più svantaggiate d'Inghilterra. A dirlo è l'indice multiplo di privazione, un indice che misura la depressione socio-economica di un'area in base alla diffusione tra la sua popolazione di fattori come basso reddito, disoccupazione, mancanza di istruzione, cattiva salute e tasso di criminalità. Quindi, una volta identificata per il loro caso studio una città bersaglio, Sheffield, gli scienziati verdi vogliono per prima cosa capire l'estensione dello spazio produttivo potenziale dell'orticoltura urbana nella città. Cioè, in parole povere, quanto spazio all'interno di Sheffield potrebbe essere usato per entrambi i tipi di orticoltura urbana, che sono, ricordiamolo, quella basata sul suolo e quella praticata in ambiente controllato. Per calcolare sto spazio produttivo potenziale, i ricercatori consultano i dati dell'amministrazione cittadina e quelli di due banche dati ad alta risoluzione spaziale, le immagini di Google Earth e l'Ordnance Survey Master Map, che fornisce una visione dettagliata e accurata del paesaggio della Gran Bretagna, dalle strade ai campi, agli edifici e agli alberi, alle recinzioni fino ai sentieri e così via. Gli scienziati verdi inseriscono poi questi dati in un Geographic Information System, un GIS, cioè un sistema informativo geografico, in modo da mappare le summenzionate infrastrutture verde e grigia di Sheffield. E se ti stai chiedendo, caro pubblico pubblicoso, che cosa sia un sistema informativo geografico, beh, un GIS è uno strumento che può elaborare, visualizzare ed integrare diverse fonti di dati con mappe, modelli di elevazione digitale, dati GPS, tavole e immagini. Quindi, in breve, un sistema informativo geografico, un GIS, offre una rappresentazione fine di come appare il mondo reale. Quindi, dopo aver raccolto ed elaborato tutti questi dati, gli scienziati verdi sanno su Sheffield quanto segue. La città copre un'area di 368 km quadrati, cioè circa un terzo di Roma o Hong Kong. Di questi 368 km quadrati, 227 sono urbani o periurbani e comprendono infrastrutture verdi e grigie. O per aree periurbane, cara gente del podcast, si intendono quelle zone che circondano le aree metropolitane e le città, ma che non sono né urbane né rurali nel senso stretto del termine. Quindi, in parole povere, l'area periurbana è la zona tampone che c'è tra la città e la campagna, una zona in transizione. A questo punto, gli scienziati verdi iniziano con la valutazione dell'orticoltura urbana basata sul suolo. I ricercatori trovano due cose. Prima, che l'intero spazio verde di Sheffield copre il 45% della città, più di 10 km quadrati, e questa è una percentuale in linea con il resto delle città del Regno Unito. E secondo, che l'infrastruttura verde di Sheffield si trova soprattutto nei suoi sobborghi, e con sobborghi gli studiosi intendono aree a densità abitative inferiori e che separano l'una dall'altra l'area residenziale delle città e quella commerciale.
totale. Allora, il 38% dell'infrastruttura verde di Sheffield consiste di giardini privati, che chiaramente non sono sempre usati per l'orticoltura basata sul suolo. L'1,3% del suolo dell'infrastruttura verde di Sheffield è composta invece dai cosiddetti allotment urbani, cioè porzioni di terreno della città messe in affitto. Questi, chiamiamoli lotti urbani, sono specificatamente destinati alla pratica dell'orticoltura da parte di individui o famiglie, e le autorità britanniche, come quelle di altri paesi d'Europa, sono legalmente obbligate ad affittare questi pezzetti di terra ai cittadini che ne facciano richiesta ufficiale. In effetti, a guardar bene, gli allotment urbani, questi lotti urbani, sono in termini di superficie una delle risorse principali per l'orticoltura urbana di cui disponga il vecchio continente. A questo punto la dottoressa Edmondson e colleghi impostano ben bene e poi usano il loro GIS, il summenzionato sistema di informazione geografica, e così facendo trovano che all'interno dell'infrastruttura verde di Sheffield ci sono terreni non individuati prima e che possono essere potenzialmente usati per l'orticoltura urbana basata sul suolo, ma che appunto non lo sono ancora. Questi terreni in più sono suddivisi tra giardini comunitari e ulteriori allotment, lotti urbani. Gli spazi dei giardini comunitari sono più piccoli, le dimensioni delle parcelle variano da 600 a 3000 metri quadrati, mentre i lotti urbani sono più grandi di 3000 metri quadrati. 3000 metri quadrati sono, caro pubblico, giusto per avere un punto di riferimento, circa una volta e mezzo la superficie della famosa villa di Playboy di Hugh Hefner a Los Angeles. E questi lotti urbani sono formati da gruppi di pezzetti di terra che hanno una superficie media di 250 metri quadrati. Allora, alla fine, mettendo insieme tutti questi diversi tipi di superfici utilizzabili, gli scienzi verdi concludono che, tirando le somme, ognuno dei 580.000 abitanti di Sheffield ha potenzialmente 98 metri quadrati di terreno disponibile per praticare l'orticoltura urbana basata sul suolo. Certo, i ricercatori ammettono che questi 98 metri quadrati rappresentano il limite superiore della loro stima, dal momento che non è pensabile che sia davvero usata tutta la superficie adatta all'orticoltura da loro identificata. Per di più, la coltivazione di frutta e verdura nei giardini domestici potrebbe soffrire di perdite sproporzionate di spazio a causa delle infrastrutture, accesso, stoccaggio e così via. Pensate ad esempio ai vialetti d'ingresso, a eventuali capanne degli attrezzi, eventuali gazebo e così via. Tuttavia, la dottoressa Edmondson e colleghi sottolineano che anche se gli abitanti di Sheffield potessero usare davvero per l'orticoltura urbana solo un quarto di quei potenziali 98 metri quadrati pro capite, beh, ognuno di loro finirebbe per coltivare la stessa quantità di terra pro capite usata a livello nazionale per la produzione commerciale di frutta e verdura nel Regno Unito. In realtà anche un po' di più, 24,5 metri quadrati contro i 23 metri quadrati. Cioè, caro pubblico, per riassumere, il primo vero risultato dello studio degli scienze verdi è quello di dimostrare che ogni abitante di una città inglese di medie dimensioni come Sheffield potrebbe praticare l'orticoltura urbana basata sul suolo su un pezzo di terra grande da 1 a 4 volte quello usato pro capite dall'industria dell'orticoltura in Gran Bretagna. E questi sono solo i risultati riguardanti l'orticoltura urbana basata sul suolo praticata nell'infrastruttura verde della città di Sheffield. Che cosa scoprono i nostri baldi scienze verdi sull'altro tipo di orticoltura urbana? L'orticoltura in ambiente controllato praticabile sui tetti piatti dell'infrastruttura grigia di Sheffield? La risposta, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, dopo la pubblicità. Voluto un giardino tanto bello e rigoglioso che i giardini di Versailles a confronto sembrino solo il risultato del fatto che Luigi XIV, adesso scritto in cifre indo-arabiche e non più latine per gentile concessione della degenerazione culturale occidentale, che Luigi XIV viaggia indietro nel tempo come risultato di un clamoroso colpo di scena in un ancora nemmeno pianificato seguito di Ritorno al Futuro, Ritorno al Futuro 14, il vortice reale. E poi lui, Luigi XIV, vede il tuo giardino e dice: Parbleu, le Roi d'Amérique te Perché dal tuo giardino può vedere la TV sintonizzata sulle notizie americane e poi viene colpito con lo spargitore elettrico dal tuo vicino benintenzionato ma un po' troppo impiccione che tra l'altro è sempre in prossimità della recinzione quando tua moglie prende il sole e che pensa il vicino che lui, Luigi XIV, sia un pazzo furioso scappato dal reparto psichiatrico di un ospedale in zona e quindi poi lui, ancora Luigi XIV, come conseguenza dello shock elettrico dimentica chi è, diventa un giardiniere, cura il tuo giardino e poi inciampa sulla canna dell'acqua. Batte la testa sul
bordo fatto di falso marmo di Carrara di un piccolo stagno che lui stesso ha progettato, riprende coscienza del suo tempo, pensa che sia stato tutto un sogno strano ma che l'ha reso una persona meno arrogante e più umile, decide, al diavolo l'umiltà, io sono l'Eroi Soleil, e così decide che vuole un palazzo con giardini che siano come minimo di 1000 ordini di grandezza più belli di quello che lui ha fatto per te, perché alla fine, diciamocelo, lui era un giardiniere davvero ridicolo e come re può permettersi veri professionisti di primo ordine, a differenza di gente alla vorrei ma non posso come te. Ad essere onesti, a questo punto ho perso il filo del discorso e non mi ricordo più di che cosa parli questa pubblicità. Imbarazzante. Ok, aspetta un attimo. Penso che fosse forse qualcosa circa le piante. Ok, diciamo qualcosa del genere. Se non hai il pollice verde ma ne vuoi uno, visto che non puoi certo tagliare quello di Hulk per ovvi motivi, poi prima riferimento al classico del film di Looper Ring degli anni 70 e poi vai ai film della Marvel, mentre puoi serenamente evitare i film di Eric Bana e Edward Norton. Se non hai il pollice verde ma ne vuoi uno, dicevo, beh, noi vendiamo fantastici pennarelli verdi e siamo proprio dietro l'albero. In realtà vendiamo pennarelli di tutti i colori. E di cuori! sì, vendiamo anche quelli. Già. Ok, non vediamo pennarelli, vediamo solo i cuori, ok? Ma fidati di me quando ti dico questo, dopo tutte quelle assurdità sul giardinaggio, beh, mi sembra davvero che tu abbia bisogno di farti almeno un paio di cicchetti, e poi un altro paio ancora. Allora, cara gente del podcast, torniamo agli scienze verdi e all'orticoltura urbana in ambiente controllato praticabile sui tetti piatti di Sheffield. La dottoressa Edmondson e colleghi, con la loro ricerca, calcolano che l'area commerciale del centro della città di Sheffield è di 2,3 km quadrati, che gli edifici coprono il 58% di tale area e che un quarto di quegli edifici è a sua volta coperto da tetti piatti. Cioè, stiamo parlando di una superficie totale grande come circa 32 campi di calcio. Certo, gli scienze verdi sono consapevoli che non tutti i tetti siano di fatto utilizzabili per l'orticoltura urbana in ambiente controllato, quindi quei 32 campi di calcio sono un limite superiore. Inoltre, caro auscultatore e gentile auscultatrice, considerato il totale degli abitanti di Sheffield, questo limite superiore corrisponde a solo mezzo metro quadrato a persona. In altre parole, ogni cittadino della città inglese potrebbe potenzialmente avere a disposizione per l'orticoltura urbana in ambiente controllato al massimo uno spazio grande come un piccolo sgabuzzino. Ora, ad un primo sguardo, questo non sembra un granché, sono d'accordo con te, caro pubblico, ma devi considerare alcuni fatti. Primo, l'orticoltura urbana in ambiente controllato potrebbe consentire una coltivazione continua durante tutto l'anno grazie all'uso di serre e acqua piovana per l'irrigazione. Secondo, i suoi sistemi di produzione, come le summenzionate idrocultura e acquaponica, hanno una resa molto alta. Terzo, l'orticoltura urbana in ambiente controllato si concentra sulla produzione di un numero minore di colture ad alto valore e resa. Prendi i pomodori ad esempio. La resa media dei pomodori coltivati con sistemi idroponici è di 42,9 kg per metro quadro all'anno. Con questo dato in mente, se solo il 10%, cioè 1 su 10, dei tetti piatti di Sheffield identificati dagli scienze verdi fossero usati per la produzione di pomodoro attraverso l'orticoltura urbana in ambiente controllato, beh, cara gente del podcast, tu non ci crederai, ma sarebbe possibile produrre ogni anno abbastanza pomodori per nutrire quasi il 2% degli abitanti di Sheffield con una dieta cosiddetta 5 al giorno, cioè una dieta che consiste nel mangiare un minimo di 400 grammi di frutta e verdura al giorno, in particolare 5 porzioni di frutta e verdura in totale, non 5 porzioni ciascuna, e con una porzione che sono quindi 80 grammi. La dieta 5 al giorno, tra l'altro, non è una dieta proposta dallo pseudo salutista truffatore barra scellerata personalità mitomane dei social di turno. No, la 5 al giorno è una dieta consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, e recepita dallo stesso Servizio Sanitario Nazionale Britannico, l'NHS, come dieta efficace nel ridurre il rischio di gravi problemi di salute, quali malattie cardiache, ictus e alcuni tipi di cancro. Quindi, dare abbastanza pomodori al 2% della gente di Sheffield, che sono 580.000 persone, significa contribuire alla dieta sana e quindi alla salute di migliaia di persone. Ma c'è di meglio, c'è di meglio. Secondo la dottoressa Edmondson e colleghi, infatti, se la quantità dei tetti
cosiddetti piatti di Sheffield usati per l'orticoltura urbana in ambiente controllato fosse del 75% invece del summenzionato 10%, il numero di abitanti della città inglese rifornito di abbastanza pomodori per una dieta super sana 5 al giorno passerebbe dal 2 al 12%, aumentando cioè di ben 6 volte. Ora, caro pubblico podcastoso, se ti stai chiedendo perché gli scienzi verdi pensino proprio ai pomodori e non che so ai simpatici ma troppo spesso misconosciuti broccoli, beh, la risposta è perché il Regno Unito importa dall'estero quasi il 90%, l'86, della sua fornitura totale di pomodori, e questi frutti da soli rappresentano più di un quinto, il 21%, del valore totale della frutta e verdura importata complessivamente dal Regno Unito. Quindi, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, se metti insieme tutti questi fatti, ti rendi conto che l'orticoltura urbana in ambiente controllato può dare un contributo davvero significativo al potenziale dell'orticoltura urbana nel suo complesso. Ma in definitiva, che cos'è davvero questo potenziale? Cioè, quali sono i numeri totali reali dell'orticoltura urbana? Questo, gentile pubblico, immagino tu ti stia chiedendo ad alta voce mentre brandisci minaccioso e truce una manciata di rapanelli in decomposizione e frutti marci assortiti, pronto a lanciarli con rabbia e un filo di sadico piacere contro la mia voce, se non rispondo a queste tue domande. Tra l'altro, però, caro pubblico iroso, ti faccio notare che uscendo la mia voce dal tuo dispositivo di scelta, o addirittura da auricolari o cuffie, beh, se tu dessi seguito al tuo intento bellicoso, finiresti solo con lo sporcare barra danneggiare il tuo dispositivo o spiaccicarti in faccia frutta e verdura maleodoranti. Poi non so, vedi tu se ti convenga davvero. Comunque, cara gente del podcast, circa il reale potenziale dell'orticoltura urbana, ho appena finito di darti i numeri relativi a quella praticata in ambiente controllato e adesso vado a darti quelli relativi all'orticoltura urbana basata sul suolo. La dottoressa Edmondson e colleghi calcolano che con una resa media abbastanza probabile su tutti i lotti urbani di 1,8 kg per metro quadro all'anno, l'orticoltura urbana basata sul suolo può garantire al 3% della popolazione di Sheffield abbastanza frutta e verdura per una dieta 5 al giorno. Ora, caro ascoltatore e gentile ascoltatrice, se sommi l'area esistente di tutti i lotti urbani e di tutti i giardini domestici di Sheffield e poi aggiungi i giardini comunitari e i potenziali nuovi spazi trovati dagli scienza verdi, beh, raggiungi una superficie totale di quasi 6 km quadrati. E gli scienza verdi dicono che se tutta questa terra, il 100% di essa, fosse usata per l'orticoltura basata sul suolo, allora l'orticoltura basata sul suolo potrebbe garantire una dieta 5 al giorno a più di 700.000 persone ogni anno, circa 709.000 per la precisione, vale a dire il 122% della popolazione di Sheffield. Ma certo, come farete notare anche voi, guardinga e scettica gente del podcast, è del tutto impensabile riuscire a sfruttare per l'orticoltura basata sul suolo il 100% dello spazio dell'infrastruttura verde di Sheffield. E infatti gli scienze verdi elaborano uno scenario più realistico, dove l'orticoltura urbana basata sul suolo è praticata solo nel 10% dei giardini domestici e nel 10% dei nuovi potenziali spazi identificati dal loro studio. Bene, caro pubblico, con queste percentuali d'uso del suolo dell'infrastruttura verde, l'orticoltura urbana basata sul suolo potrebbe alimentare il 12% della popolazione di Sheffield su base annua. Quindi, se si sommano questo possibile scenario, il 12% della popolazione, con l'attuale produzione effettiva degli spazi urbani già in uso ora, il suddetto 3% della popolazione, ecco che viene fuori che l'orticoltura urbana basata sul suolo ogni anno potrebbe riempire di tutte la verdura e la frutta di cui ha bisogno per una dieta sana la pancia di quasi 1 su 6 degli abitanti di Sheffield, cioè del 15% degli abitanti di una tipica città di medie dimensioni di uno dei paesi più industrializzati del mondo. Ora, caro ascoltatore e cara ascoltatrice, io sono un blog barra podcast senza cervello, vero, ma persino io posso prevedere chiaramente le domande barra obiezioni che hai accumulato fino a questo punto. Punto primo: sì, è tutto un bellissimo film a sfumature verdi con unicorni e bambi e i loro cuccioli bambicorni e arcobaleni commestibili a basso contenuto di calorie e grassi e broccoli che sanno di cioccolata e così via. Ma quante persone a Sheffield dovrebbero avere il pollice verde per realizzare lo scenario elaborato dalla dottoressa Edmondson e colleghi? E queste persone quanto tempo e lavoro dovrebbero metterci per coltivare il loro pezzetto di infrastruttura verde e grigia per raggiungere il livello di produzione previsto dalle scienze verdi? Poi, sistemi idroponici, acquaponica, SR, strutture di recupero dell'acqua piovana e così via, tutto sui tetti. In definitiva, l'intera orticoltura urbana in ambiente controllato suona abbastanza complessa come realtà per essere effettivamente fattibile. Non pensi? Poi, ok, Sheffield e il caso studio, va bene, ma l'orticoltura urbana è davvero qualcosa che può funzionare nella realtà?
realtà, se non in tutte, in almeno la maggior parte delle aree urbane attualmente esistenti. Poi, beh, a questa sto ancora pensando, saltiamo diretti alla prossima. Poi, per finire, ok, investiamo tempo e denaro e duro lavoro per poter coltivare la terra delle città e crescere in loco il cibo per la gente delle città. Ma tutto sto sforzo è davvero necessario? Cioè, perché non possiamo semplicemente andare avanti come facciamo ora e lasciare che siano l'industria alimentare e l'orticoltura commerciale a mettere il cibo sui tavoli delle persone? Beh, caro sagace ed intelligente pubblico, le tue sono tutte buone domande e ascolterai le risposte ad esse nella prossima parte di questo episodio. Ma prima di lasciarti con il potente prurito su tutta la tua corteccia cerebrale, che sono sicuro tu senta alla fine di ogni parte di ogni episodio multiplo che faccio, beh, lasciami finire a mo' di anticipazione alla risposta alla tua ultima domanda con la dichiarazione di apertura dell'articolo della dottoressa Edmondson e dei suoi colleghi. L'articolo inizia così: l'insicurezza alimentare è una questione crescente nel nord globale, dove la maggior parte della popolazione, a volte oltre l'80%, vive in aree urbane. Ok, per ora è tutto, caro pubblico pubblicoso. Alla prossima, nel frattempo stammi bene e se hai un po' di tempo e ti va, beh, iscriviti e o metti un mi piace a questo podcast e o lascia un commento sul blog e o fai un giro sul mio negozio online Stuff & Go, scritto Stuff & Go, su zazzle.com, così puoi vedere se c'è qualcosa che ti piace e o fai una donazione cliccando sul pulsante dona nella homepage di questo simpatico blog che ti sta parlando. Ciao! Sagesmag, vieni a giocare con noi. Sagesmag, vieni a giocare con noi. Sagesmag, vieni a giocare con noi. Sagesmag. Questo è un podcast di www.sciencebug.com, scritto Sciencemug.